Caro Mario, come fiocca. Facendo i conti da Natale in poi, direi che ne è venuta più di un metro e altrettanta ne prevedono nei prossimi giorni. Una settimana fa era neve ghiacciata, piccoli cristalli acuminati spinti qua e là da un vento gelido, di quella che ti frusta in faccia quando vai per strada. Oggi che fa più caldo viene giù fitta, fiocchi spessi, e si accumula vista d'occhio. Benché io passi parte della mia vita in questa baita a 2000 metri, devo confessarti che non ho un buon rapporto con la neve. Mi fa sentire isolato, rende l'andare in paese difficile, a volte impossibile, e anche camminare nel bosco è faticoso, quando ogni passo affondi fino al ginocchio. Così resto in casa, penso ai selvatici rintanati sotto le barme. Guardo dalla finestra gli abeti carichi, hanno spalle di monaci curvi nelle tonache ben chiuse, e i larici spoglie slanciati che sono fragili creature estive e a volte si schiantano sotto il peso della neve. E nel pomeriggio ascolto il rombo delle valanghe. Le valanghe, se tutto va bene, cadono nei punti che sappiamo, e anzi le aspettiamo quando nevica tanto e loro non sono ancora cadute. È meglio dopo che prima, quando sono sospese in bilico sui pendii. È meglio dopo, quando ormai ferme assestate in tasa di canaloni. Le conosciamo così bene che potremmo dare a ogni valanga un nome. Eppure quel rombo è angosciante lo stesso. Assomiglia a un tuono o a un crollo fragoroso sopra la testa. Anche quando sai cos'è, viene istintivo cercare riparo. Però, caro Mario, sono contento per i miei amici che lavorano con la neve. Qui tutti, in un modo o nell'altro, dipendono da lei. Perfino chi d'estate pascola le mucche e d'inverno vende il formaggio agli sciatori. Erano preoccupati in novembre perché dopo un anno di siccità le vasche dell'innevamento artificiale erano mezze vuote e non si sarebbe potuto sparare a lungo. Ora invece sparare non serve più e il mio amico cannoniere passa spesso a trovarmi in sella alla sua motoslitta, sfaccendato in queste notti in cui il cielo fa il lavoro al posto suo. Chi si è beccato gli straordinari sono i gattisti, che la sera incontro al bar e che poi fanno su e giù fino all'alba, perché gli sciatori all'apertura degli impianti trovino le piste battute. Una passa davanti a casa mia e così a letto, di notte, vengo investito dai fari della grande ruspa che passa rombando e se per caso sono in piedi vado alla finestra a salutare. Non è un disturbo, anzi, così come tutta questa neve mi angoscia, il passaggio di qualche anima mi fa compagnia. I gattisti poi li conosco, d'estate uno fa il muratore, l'altro sale dal peggio con le mucche. Se non fossero in servizio li inviterei dentro per un bicchiere. Da me si beve vino e niente acqua. Dopo un anno senza pioggia non solo le vasche dell'innevamento sono vuote, ma pure la mia fonte si è prosciugata. L'acqua nella baita arriva, o meglio arrivava, con il sistema più semplice del mondo. Un tubo che parte da una sorgente un centinaio di metri più a monte me la portava in casa. Qui di acqua ce n'è sempre stata, non per niente il nome del villaggio è Fontane. Eppure l'altro giorno ho aperto il rubinetto in cucina e ne è scesa sempre meno, finché l'ultimo filo incerto ha lasciato il posto al verso gutturale dei tubi vuoti. Allora ho messo le ciaspole, ho preso la pala e ho risalito la valletta di Fontane fino al punto in cui si trova o dovrebbe trovarsi la sorgente che dà nome al villaggio. Ho scavato nella neve e ho scoperto che là sotto era tutto asciutto. Il mio tubo nero sporgeva triste nel solco del ruscello che normalmente scorre estate-inverno in mezzo al pascolo. Avrei potuto parlarci dentro e salutare qualcuno nel bagno di casa. Caro Mario, in 10 anni di montagna ho imparato che in queste situazioni due cose non bisogna perdere, la calma e l'ironia. C'è del ridicolo nell'essere sommersi dalla neve e senza acqua. Mi sono ricordato di quel verso del vecchio marinaio in cui il naufrago nell'oceano si lamenta della sete. Acqua, acqua dappertutto e non una goccia da bere. Naturalmente ho provato la soluzione più romantica. In un tuo libro famoso l'hai raccontato spesso, ma ho scoperto che sciogliere la neve sul fuoco non conviene per nulla. Impiega molto tempo, consuma troppo combustibile e di una pentola di neve fresca non resta che un terzo o un quarto d'acqua che poi nemmeno si può bere. Così mi sono avventurato giù in paese e ho comprato 2 taniche da 15 litri che ora riempio una fontana e poi trascino su fino a casa caricandomele sulla schiena e pensando ai miei portatori nepalesi di un paio di mesi fa. Di un'acqua così preziosa si riscopre il valore. Ne basta una tazza per lavarsi i denti, una pentola per lavare i piatti, un piccolo secchio per lo scarico del bagno. Per fare la doccia chiederò ospitalità a qualche amico. Ho un lucernario sul tetto, grazie a cui riesco a immaginare che cosa si provi a essere una creatura che vive sotto la neve, come le arvicole di cui trovo le tane al disgelo. Sopra il lucernario un po' di neve si scioglie per il calore della casa.
E io immagino che succeda lo stesso con il calore del terreno. Così anche sotto uno strato molto spesso di neve si formano camere d'aria, bolle dalle strane forme, gallerie che seguono chissà quali linee del calore. Il soffitto di neve di queste camere diventa più chiaro se per qualche ora il cielo dà tregua e il sole comincia a scaldare. E si arriva quasi a sperare che presto quel soffitto si buchi e arrivi primavera. Ma poi comincia a nevicare di nuovo, il soffitto della camera si spessisce, sotto diventa buio. Allora le piccole arvicole e gli scrittori con il naso in su si rassegnano. Sarà ancora lungo l'inverno. Caro Mario, è cominciato l'anno 2018 e con questo sono 10 che non ci sei più. Mi manchi moltissimo. Vorrei leggere le notizie della tua montagna, quello che pensi guardando il bosco, quello che scopri ancora alla tua età. Vorrei leggere degli inverni lontani che la neve ti fa tornare in mente, dei tuoi sentieri che nasconde alla vista, delle storie che ti racconta al mattino, rivelando passaggi notturni ai tuoi occhi da cacciatore. Qui da me viene solo la volpe ogni tanto, a vedere se nella ciotola del cane è rimasto qualche avanzo. Dicono che siano tornati i lupi, io però non li ho ancora visti e non ci tengo, se devo essere sincero. Fuori fiocca, caro Mario, e io bevo un bicchiere alla tua salute e penso a tutte le cisterne e le vasche segrete della montagna, alle grotte gorgoglianti, ai torrenti sotterranei, a quel che c'è prima delle sorgenti, a tutti questi pozzi che un anno senza pioggia ha lasciato vuoti. Penso che la neve di oggi sarà l'acqua di domani, benedetta neve.